Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video per la lettura settimanale delle energie tra anime e fiamme gemelle. Vediamo che cosa succede questa settimana per l'energia maschile che io chiamo Divine Masculine ed energia femminile che io chiamo Divine Feminine. Può succedere che anche se voi siete delle donne, potete essere in risonanza con l'energia maschile e viceversa, per cui vedete ciò che risuona per voi di più. Inizio subito a vedere quali sono le energie generali ed utilizzo il Mystic Moon Oracles. Vediamo qual è l'energia generale della parte maschile questa settimana. Subito, ragazzi, Divine Masculine, cioè più di così non può essere. E sotto abbiamo nuova direzione. Allora, quindi qui qualcuno si è allontanato dall'altro. Può succedere che sia stato il Divine Masculine a prendere una nuova direzione per andare verso un nuovo inizio, così come può accadere che qualcuno abbia voltato le spalle al Divine Masculine, anche perché qui abbiamo la figura di una donna, quindi si può trattare anche dell'energia femminile in alcuni casi che si è allontanata da quella maschile. Vediamo qual è l'energia generale della Divine Feminine questa settimana. Allora, abbiamo metamorfosi, bloccata ed autunno. Allora, a mio avviso, qui c'è una successione di eventi. La Divine Feminine ha deciso di uscire fuori da una situazione in cui prima era bloccata e lo ha fatto nel periodo autunnale, quindi molto recentemente. Potrebbe anche stare ad indicare che ha deciso di allontanarsi da una situazione che era in decadenza. Vediamo adesso per la parte maschile qual è l'energia del recente passato, del presente e del prossimo futuro. Quindi, qual è l'energia del recente passato del Divine Masculine questa settimana? Ed abbiamo la papessa. E sul fondo il 2 di coppe, quindi abbiamo 2-2. L'energia maschile potrebbe trovarsi a vedere molti 2-2-2 oppure 22-22. Questo indica il rapporto di coppia, anche un rapporto di natura divina tra anime e fiamme gemelle. La papessa, tra l'altro, indica la divine feminina, ossia l'energia femminile, quella che è più intuitiva, più spirituale, più a contatto con la psiche, con l'inconscio. La papessa sta anche ad indicare segreti, situazioni che sono rimaste all'oscuro. Ho l'impressione che il Divine Masculine sia consapevole che la Divine Feminine sia la sua controparte, che ci sia un legame molto speciale tra di loro. A livello intuitivo lui lo sa. Potrebbe anche essere ad indicare che il Divine Masculine abbia nascosto i sentimenti per la Divine Feminine, li abbia tenuti dentro di sé, non li abbia mai voluti esprimere. Vedendo il 2 di coppe di questo mazzo, dove abbiamo la parte maschile che guarda quella femminile con una certa curiosità, è come se la studiasse, come se cercasse di capire qualcosa in più di lei. A mio avviso, quello che io sento è che lui ha capito che il rapporto con la sua controparte femminile è un rapporto speciale, un rapporto molto forte, è qualcosa di non ordinario. E secondo me lui è riuscito ad acquisire consapevolezza di questo, e questa è la sua recente energia. Vediamo qual è invece l'energia corrente del Divine Masculine allo stato attuale. Allora, il 3 di spade. Il 3 di spade perché evidentemente c'è una sofferenza legata al rapporto con la parte femminile, una sofferenza dovuta ad una mancanza di unione, oppure ancora alla presenza di un terzo elemento, ossia una terza parte karmica che costituisce un ostacolo al rapporto.
Il Divine Masculine sta male, sta soffrendo. So che molte energie femminili hanno chiuso il rapporto con l'energia maschile. L'energia femminile ha acquisito forza, indipendenza, è diventata attraente, single, e il Divine Masculine soffre un pochettino di questo, la vede, la mira, vorrebbe portarle un dono, ma quello che vedo è che ci potrebbe mettere tantissimo tempo perché il Cavaliere di Denari è molto lento. È consapevole che per poter andare verso di lei devo offrirle un qualcosa che abbia valore, qualcosa di concreto, qualcosa di stabile, che non siano piccoli messaggi o piccole attenzioni, ma una relazione seria, vera e propria. Vediamo qual è l'energia futura del Divine Masculine. Qual è l'energia del prossimo futuro? Il 3 di bastoni e sul fondo l'asso di coppe. Il Divine Masculine sta aspettando di fare un approccio e di avere una nuova fase di amore con la Divine Feminine, oppure di andare anche verso un nuovo amore. Ma quello che vedo è che c'è un'attesa. Magari c'è anche un piano che sta mettendo in atto entro le prossime 3 settimane. Vediamo adesso per la Divine Feminine qual è il recente passato da cui esce. Qual è il recente passato da cui esce la Divine Feminine? Abbiamo il 3 di coppe ed il 2 di bastoni. Allora, la Divine Feminine era precedentemente in unione con il Divine Masculine. C'erano dei programmi che avevano fatto. Si è parlato di fare dei viaggi insieme, ad esempio, si è parlato di progetti di vita insieme, si è partecipati a delle feste insieme. Ci si è incontrati, si è stati insieme, ci sono stati dei momenti molto belli e questa è l'energia del passato, quindi la Divine Feminine entra in questa settimana con dei ricordi sul passato di quello che è stato il rapporto con la parte maschile e sono dei ricordi positivi. Interessante che abbiamo il 3 qua e il 3 qua, mentre qui abbiamo il 2 di bastoni. Vediamo qual è l'energia corrente della Divine Feminine per questa settimana. Allora, sotto abbiamo il Papa ed abbiamo la Regina di Denari con il Fante di Coppe. La Regina di Denari è una donna che potrebbe avere un segno di terra, Capricorno, ma anche Vergine e Toro. Si tratta anche di una donna che potrebbe essere sposata e questo è valido specialmente per alcuni perché abbiamo il Papa, oppure fidanzata ufficialmente con qualcuno, potrebbe essere stata fidanzata e sposata in passato. In ogni caso si tratta di una donna che è stabile, matura per una relazione seria, ha una propria indipendenza. E vuole un rapporto che sia serio ed equilibrato. Il Fante di Coppe è un'energia non matura, un'energia giovane. Potreste avere a che fare con un divine masculine che è più giovane di voi, o comunque che si comporta in maniera un pochettino infantile. Mentre la divine feminine è pronta per avere una relazione seria. Il Divine Masculine è in grado di offrire soltanto una piccola coppa e questo sta ad indicare piccoli messaggi, piccole attenzioni, ma non quello che lei veramente vorrebbe. Lui in realtà lo sa che lei ha bisogno di qualcosa di molto più serio, però non fa quello che dovrebbe fare. Quindi che cosa succede? Che l'offerta di questo Fante di Coppe in qualche modo non è del tutto apprezzata, motivo poi per cui il pesce cade dalla coppa, è come se ci fosse una sorta di spreco e lei non lo guarda proprio a lui.
Lui è in direzione verso di lei. Lei invece guarda ad un futuro che sia molto più serio. Lei vuole il matrimonio, vuole la stabilità. E lui rimane dietro perché finché non le dà qualcosa che sia stabile, lei non vuole voltare le sue spalle per andare verso di lui. Io penso anche che la Divine Feminine abbia compreso il suo valore. Vediamo adesso qual è il prossimo futuro della Divine Feminine. Re di coppe. E sul fondo re di denari. Voi potreste avere a che fare con due diverse persone. Una è un segno d'acqua, scorpione, pesci o cancro, una persona empatica. Una persona che ha dei sentimenti, in alcuni casi potrebbe anche non essere un empatico comunque. Qui si tratta di una persona che ha delle buone potenzialità, ma le spreca. Qui abbiamo un re, che è un segno di terra, Capricorno, Vergine, Toro, ed è una persona che potrebbe essere pronta per offrire un qualcosa di stabile e di maturo. Non posso escludere che si tratti dello stesso individuo che spreca i suoi sentimenti perché è all'interno di un'altra relazione, che potrebbe essere un matrimonio oppure un fidanzamento, e quindi non è in grado di offrire alla controparte femminile i suoi sentimenti. Quindi, secondo me, lei guarda verso di lui. E lui rimane con le spalle girate, quindi ho come l'impressione che lei vada verso un'altra persona, o comunque si apra l'idea che possa esserci un'altra persona che non sia il Divine Masculine, perché lui sta sprecando tempo e non è in grado di offrirle quello che lei veramente vorrebbe. Vediamo adesso che cos'è che il Divine Masculine pensa della Divine Feminine questa settimana. Cos'è che il Divine Masculine pensa della Divine Feminine? Allora, due di denari ed il cavaliere di coppe. Quindi, lui vorrebbe che lei facesse un passo e prendesse l'iniziativa di avvicinarsi e di offrire la coppa, insomma, di fargli capire che lei è interessata. Qui con il 2 di denari è come se fossi in attesa che lei facesse questo e non sa se prendere lui l'iniziativa o lasciare che sia lei a farlo. Continua a giostrare questa doppia situazione e a mantenere un equilibrio che non è destinato molto a durare, perché il Divine Masculine deve prendere una decisione, deve iniziare a fare l'uomo. E se si tratta di un uomo, se è una donna che ha un'energia maschile, deve acquisire coraggio, deve entrare in azione. Il Divine Masculine dovrebbe rappresentare l'azione, la Divine Feminine rappresenta invece la spiritualità, l'empatia, la sensibilità. Però fino adesso quello che ho visto è che il Divine Masculine è soprattutto fermo. È fermo, indeciso, sta aspettando, non sa fare il passo serio, e quello è il problema. Poi si lascia sfuggire le occasioni, perché finché mantiene un equilibrio di questo genere, ovviamente non può prendere una decisione. Interessante che abbiamo da capo il numero 2 per lui. Abbiamo visto che questo è il terzo 2 che a lui compare. Secondo me è un segno che l'universo gli manda, un angel number, un numero degli angeli, per ricordargli dell'unione sacra con la parte femminile. Vediamo adesso qual è l'azione che il Divine Masculine vorrebbe compiere nei confronti della Divine Feminine questa settimana. Qual è l'azione che lui vorrebbe compiere questa settimana nei confronti della Divine Feminine? Eh sì, allora lui vorrebbe calmare le acque, vorrebbe risolvere i problemi con lei, andare verso un nuovo inizio,
senza i pesi sulle spalle. E poi abbiamo l'asso di denari. Lui vorrebbe prendere questa offerta e portargliela. Lui vorrebbe avere un nuovo inizio con lei. Questo è quello che lui vorrebbe fare. Vediamo invece quello che si verificherà da parte di lui verso lei. Tantissime carte. Allora, le prendo così come sono, tutte al contrario. Quindi le consideriamo tutte al contrario. Uff, follia totale. Ma c'è un motivo per cui è caduto, quindi devo rispettare quello che vedo. 9 di spade. Sta male. Soffre. Notti insonni, ansia, stress, ripensa spesso a determinate cose, c'è del sangue su queste spade, c'è dolore, lui sta male. Abbiamo il re di spade al contrario perché non è in grado di tagliare determinati tipi di atteggiamenti o di situazioni. Se lui è all'interno di una situazione karmica non riesce a lasciare la partner karmica con cui si trova o l'energia karmica con cui ha a che fare. Abbiamo il diavolo al contrario, che generalmente dovrebbe essere un segno positivo, però ho l'impressione che lui non sia in grado di staccarsi completamente da quel tipo di legame, che lui ci sia ancora dentro. E questo provoca semplicemente una destabilizzazione continua delle sue fondamenta. Ci sono delle questioni del passato che non sono state assolutamente chiuse, c'è bisogno di temperanza, c'è bisogno di equilibrio, altrimenti non può andare verso quello che è un nuovo inizio con l'energia femminile. Quindi lui è in ansia per questo, perché è consapevole che non riesce a chiudere con determinate situazioni, ma vorrebbe farlo, ma si trova come in una sorta di blocco, di trappola. Vediamo adesso per la parte femminile, che cos'è che lei pensa del Divine Masculine questa settimana? Cos'è che pensa di lui? Allora, la morte al contrario ed il 6 di bastoni al contrario e sul fondo il fante di denari. Secondo me lei pensa che lui sia in grado solo di fare piccoli passi, ma che non sia in grado di essere in un'energia matura come lei meriterebbe. E questa è una sconfitta per lui. Lui non è in grado di superare determinati tipi di situazioni. Il fatto che la morte sia al contrario potrebbe indicare che per lei le cose in realtà non sono del tutto chiuse, c'è ancora un po' di sofferenza che potrebbe essere presente. E potrebbe anche indicare che lui non è in grado di chiudere la situazione karmica in cui si trova, ed è per questo che c'è una sorta di sconfitta, perché lei non lo percepisce come un vincente, pensa che lui non sia in grado di superare questo problema. Vediamo quale azione la Divine Feminine vorrebbe compiere nei confronti del Divine Masculine questa settimana. Quale azione lei vorrebbe compiere nei confronti di lui? Carro al contrario, lei non vuole fare proprio niente. Qui abbiamo il folle. Secondo me lei vuole andare verso nuovi inizi, una nuova direzione. Lei vuole assumersi il rischio di cambiare, motivo poi per cui non ha intenzione di continuare o di proseguire le cose con lui. Lei vuole annusare qualcosa di nuovo. Vediamo adesso quale sarà il risultato. Che cosa che si verificherà? Abbiamo il mago. Il mago indica nuovi inizi. Abbiamo il sole, l'asso di spade. La Divine Feminine acquisirà chiarezza riguardo questa situazione. Lei vorrebbe una comunicazione diretta. Una comunicazione vera, una discussione in cui si parla chiaramente di come sta il rapporto e dei problemi che ci sono, ma lui tende a sfuggire a questo tipo di discussioni. Quindi quello che lei vuole fare è andare verso un nuovo inizio dove ci sia chiarezza e è consapevole di avere tutti gli strumenti per poterlo fare. Vediamo adesso quali sono le ombre del Divine Masculine questa settimana. Quali sono le ombre?
Abbiamo secondario e potere. Allora, secondo me il Divine Masculine si sente messo al secondo posto da parte della Divine Feminine e sente che lei ha acquisito del potere e forza. E secondo me questa cosa un pochettino lo spaventa. Vediamo qual è l'ombra della Divine Feminine questa settimana. Qual è l'ombra della Divine Feminine? Abbiamo dipendente e poi senza fede. Allora, sebbene la Divine Feminine stia andando verso una nuova direzione, secondo me questa settimana si troverà ancora ad andare un pochettino a spiare sui social networks il Divine Masculine per vedere quello che combina. Al tempo stesso però sente che non c'è speranza all'interno di questa situazione. Vediamo cos'è che il Divine Masculine direbbe alla Divine Feminine questa settimana. Allora, sta andando attraverso una trasformazione spirituale, sicuramente. Mi sento bloccato. Interessante perché abbiamo lo stesso anche per la Divine Feminine, ma questa è un'energia che a mio avviso lei ha lasciato andare via. Quello che è bloccato è lui. Lui è fermo, è in attesa, vorrebbe muoversi, ma ci pensa. E c'è una trasformazione che è in corso. Vediamo cos'è che la Divine Feminine direbbe al Divine Masculine questa settimana. Molti segni stanno puntando a te ultimamente. Hai condizionato la mia vita in maniera significativa. Quindi sicuramente lui ha avuto degli effetti rilevanti nella vita della Divine Feminine e lei sta ricevendo molti segnali che in qualche modo si richiamano a lui. Possono essere sincronicità, numeri degli angeli, oppure vedere delle cose che la riportano a lui, ai ricordi con lui. Vediamo cos'è che il Divine Masculine deve lasciare andare questa settimana. Subito. Allora, lascia andare l'essere difensivo. L'essere difensivo è un segno di debolezza per comunicare in una maniera più efficace, sii centrato ed ascolta gli altri ed offri una risposta chiara e non difensiva, perché lui mette appunto delle barriere. E poi sotto dice: lasciati andare al riposo ed al sonno. Abbiamo visto con il 9 di spade che lui non riesce a dormire. Per evitare l'esaurimento, rallenta, onora il tuo bisogno per un tempo quieto e per un sonno pacifico per ringiovanire la tua mente, corpo e spirito. Quindi lui deve togliere le barriere che ha e deve dormire un pochettino di più. Vediamo invece per la Divine Feminine cos'è che lei deve lasciare andare questa settimana. Allora, lascia andare dei pensieri limitanti su di te o dei pensieri vecchi su di te. Lascia andare le idee limitanti su te stessa che si originano dal passato, così potrai entrare nel tuo pieno potere ed elevarti nella vita. E poi, sul fondo del mazzo, lascia andare la frustrazione. La frustrazione non apre alcuna porta. La chiave per risolvere un dilemma o dissolvere un blocco è di fare un respiro profondo. Centrarti ed organizzarti così potrai approcciare la situazione in maniera più calma. Quindi non siate frustrate, Divine Feminines, entrate nel vostro pieno potere, lasciate perdere pensieri limitanti su di voi e voi, Divine Masculines, abbassate le difese, le barriere che avete nei confronti delle energie femminili, iniziate a risolvere i vostri problemi relativi al passato che vi creano questi blocchi. È l'unico modo per poter andare verso ciò che veramente amate, perché voi amate l'energia femminile, si vede, siete consapevoli del rapporto che c'è tra voi. Allora, io vi ringrazio per aver visto il video, fatemi sapere se ha risuonato con voi e poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!